L'Alto Sangro richiama l'attenzione a livello extraregionale. Non solo il ritiro del Napoli ed eventi sportivi legati al territorio e al turismo nel periodo estivo. Questa mattina si è svolta a Castel di Sangro l'inaugurazione del padiglione Abruzzo in piazza Plebiscito. Diciamo che rientra in quella accoglienza che avevamo realizzato, che nei 2 anni passati non abbiamo potuto fare per colpa della pandemia. Adesso man mano si sta realizzando quel che era un percorso che ci eravamo dati con la sottoscrizione di questo accordo con il Napoli Calcio, che per noi rappresenta un lancio turistico molto molto importante. 15 giorni l'attenzione mediatica, sportiva, nazionale, internazionale è rivolta al nostro Abruzzo, a questo territorio, e soprattutto ci sarà un'affluenza da parte dei tifosi partenopei molto molto importante, che non è un'accoglienza che riguarda solamente questo territorio, ma va ben oltre il territorio. Un'indagine che stiamo conducendo come regione ci dimostra che anche nella zona del mare arrivano i tifosi del Napoli, perché con l'occasione di venire a vedere la propria squadra del cuore visitano l'Abruzzo e lo fanno a 360 gradi. Abbiamo definito accordi di qualità, ma soprattutto accordi rappresentativi con la Camera di Commercio del Gran Sasso, ovviamente protagonista della regione, in un luogo che noi abbiamo tanto sperato di poter coinvolgere nel ritiro Nau, cioè Piazza Plebiscito, con questa galleria, questa vetrina che rappresenta le eccellenze del nostro territorio, dell'Alto Sangro, dell'Abruzzo, della provincia dell'Aquila. È un momento importante perché da qui dovrà scaturire tutto l'effetto che una iniziativa come il sostegno economico e finanziario al ritiro di un club di tale portata dovrà ovviamente beneficiare, quindi determinare effetti positivi in favore di tutto l'Abruzzo. Come Camera di Commercio abbiamo dato il nostro, diciamo, contributo a questa iniziativa, che è comunque un'iniziativa che vede l'Abruzzo scenario di un ritiro di una squadra importante, rimarca la nostra peculiarità, il connubio che l'Abruzzo può dare tra sport e turismo è comunque importante. È un'iniziativa che fa un po' da apripista, credo che gli operatori siano contenti, c'è un flusso turistico importante. Ovviamente anche noi come Camera di Commercio faremo in modo, per quanto di competenza, che queste iniziative possano portare comunque beneficio su vari territori e, perché no, fino alla costa.